Allora ragazzi, video veloce, stanno prendendo piede le auto cinesi, vedete qua c'è la Naval, comunque non è da adesso, non ce ne sono molte, ma comunque si vedono le marche cinesi, se ne vedono. Ok, 16.490 rubli, diciamo 17.000, poi col cambio 17, sì, 17.000 insomma, 17.000, 17.000 e 100, ok, Navala Yolio, vabbè, ok, e niente, veramente, adesso qualcuno mi odierà, però comunque non so la quantità, la qualità, non so, però insomma è carina, almeno gli interni è carina, ok, insomma anche come linea. Io la trovo carina comunque, ragazzi, con degli interni veramente carini. Non so la qualità, però comunque come modello veramente. Ecco, volevo farvi vedere un po' un attimino il prezzo, in modo che non so se questo modello c'è anche in Europa. E eventualmente potete confrontare, ecco, quindi oltre alla Naval ho visto un'altra marca comunque. Ok ragazzi, niente, tutto qui, insomma, sarebbe anche un buon prezzo, diciamo, perché da quello che mi dicono, le persone dicono che in Europa costano meno, allora tanti, ho sentito di gente che dice, che ha detto, vengo in Italia, c'è un dottore per esempio che conosce, va spesso in Friuli, non lo so chi c'è lì, qualche amico, non lo so cosa c'ha, comunque dice, io la macchina la prendo in Europa e la porto e me la importo praticamente. Se è macchina nuova e non costa tanto il... Qua, là ce n'è un'altra, non so che marca che è. Andiamo, Guido. Così vediamo anche un attimino qui, ABS Auto Soci. Che marca e modello è? Se siamo sempre... Comunque siamo lì, X50, non la conosco perché, ragazzi, io adesso le automobili non sto seguendo, quindi il settore automobilistico, quindi marche nuove magari e io non le conosco. La torta devi prendere? Ecco, e niente. Comunque carini gli interni, ragazzi. Ecco, carini gli interni. Io non prenderò marche straniere, ma sto per prendere una marca russa. Poi quando sarà il momento farò un video. Comunque, ecco, quello era il prezzo di quell'automobile là. Comunque, non mi sembra molto. Ok, bene, ragazzi, non mi sembra molto rispetto per dire una Lada Granta che è una berlina 1.6, benzina e vediamo qua, scritto Optum Uni, cazzo che bella però. 24.900, bella linea ragazzi. Comunque stanno facendo dei bei interni. È stato un periodo che non mi piacevano più. Sì, qua i caratteri. Ecco, stanno facendo delle belle linee come automobili. Ecco, c'era un periodo, anni addietro, che non mi piacevano le linee delle automobili e neanche gli interni, qua sembra che giorno d'oggi insomma qualcosa di carino
ecco, insomma, da vedere, almeno lo trovo, sì, mi piace come linea comunque. Non la prenderei anche per quel prezzo, ripeto, una berlina cambio automatico con 10.000 euro lo trovo, ok, nuova, quindi la Lada Granta si trova, la Russia è grande, quindi specialmente al nord per quel prezzo si trova, ok. Dopo al sud come soci, niente, ci vuole già sui 2.000 euro in più, quindi su, dagli 11 alle 12.000 euro, ok. Ma perché al nord costano meno, non lo so il perché, comunque, molto probabilmente anche perché lo fanno lì, modelli che fanno lì al nord, a Togliatti, Togliatti Grad, c'è la fabbrica anche Lada e quindi molto probabilmente costa meno anche per quello, però poi le macchine, diciamo, che proveniente dall'estero costano di più. Comunque buoni prezzi. Adesso voi potrete calcolare se questi modelli li trovate anche in Europa, vedere la differenza di prezzo, insomma, se vi conviene. Io so per esempio una Lada Niva, qui la puoi trovare da 9.000, dipende dal modello, dai 9.000 ai 10.000 rubli, 11.000 se ha un allestimento particolare, poi magari con gli interni in pelle, poi cambia anche, insomma, anche gli interni. E, sì, adesso andiamo. E, mi spiace, in due mi ha disturbato, ecco, no, perché dobbiamo andare via, quindi non mi ricordo più, sì, una Lada Grand, Lada Niva, scusate, dai 9-10.000 euro, insomma, la si trova nuova, ok, specialmente se si ordina dalla fabbrica, direttamente dalla fabbrica, e quelli sono i prezzi, insomma, in poche parole, quindi rispetto alle auto che vengono dall'estero, insomma, si può trovare delle belle occasioni, appunto qui in Russia, con il marchio, a marchio Lada, ok, bene, per chi non ha pretese naturalmente, ok, niente, vi saluto e al prossimo video, pacca pacca.